Adesso raccontami tutto dall'inizio cercando di essere più precisa. Eravamo andati al pub. Stavamo aspettando la mezzanotte per festeggiare il compleanno di Sam. Allora, Sam, questa sera ti insegno come ci si diverte veramente per festeggiare i tuoi 18 anni. Onestamente non mi va di divertirmi come fai tu. Ok, basta. Pensiamo piuttosto al tuo viaggio. Sei pronta per domani? Sono entusiasta, non vedo l'ora di partire. Ma a proposito, ti ho fatto vedere dove sarà l'hotel? In realtà ancora no. Allora, questa è la strada. È isolato dal centro, però prenderò gli autobus. Aspetta un attimo, dove si trova questo posto? In Irlanda, giusto? Ti avevo già detto che sarei andata in Galles. Non mi ascolti mai, eh? Dicevo, questa è la mia cameretta. Non è molto grande, però accogliente. Mentre qui si trova il... Oh, guarda, è mezzanotte. Brindiamo ai tuoi 18 anni e alla realizzazione del tuo sogno. Ma come, scusa, non ha festeggiato il suo 18esimo con i suoi amici come tutti i suoi coetanei? Lei non conosce mia sorella. È molto determinata e preferisce dedicarsi alla scuola piuttosto che alla sua vita sociale. E dopo cosa è successo? Chi è che ti manda gli auguri proprio a quest'ora? Beh, in realtà è Davide. Cosa? Ancora con quello sfigato? Pensavo avessi smesso di sentirti con lui. Ma sei seria? Ti senti come parli? Quel ragazzo cerca solamente qualcuno con cui parlare, ma non gli risulta facile come tutti noi. È molto timido, e se tu gli dessi una possibilità? Dargli una possibilità? Quel ragazzo non è strano solo per me, ma anche per tutti gli altri. Il tuo problema è che sei troppo buona e ingenua. Ingenua? Solamente perché non la penso come te? Non puoi giudicarlo senza averlo conosciuto. Smettila di essere così superficiale. No, è vero, non lo conosco. Ma già ho capito che tipo di persona è, soprattutto quando mi veniva dietro. No, non hai capito proprio niente. Lui era innamorato di te. Ma quale innamorato? Sarà stata solamente una cotta. A differenza tua, è una persona più profonda. Tu sei solo un egoista. Egoista io? Ma ti stai sentendo? Sì, tu egoista. Pensi solamente alla tua reputazione. Non ti importa niente di me. Cosa c'entri tu, Sam? Certo che c'entro. Stavamo parlando del mio viaggio e poi ti sei distratta per chiedermi cose che già ti avevo detto. Fai sempre così. Si vede proprio che non siamo dello stesso sangue. Sai che ci soffro per questa cosa. Ma io ti considero come una sorella. Per me invece non è così. Non mi ricordo. Veramente non ti ricordi nulla? No, niente. Dov'eri la sera in cui Samantha è scomparsa? A casa. Hai parlato con lei quella sera? Sì, ci siamo messaggiati. Quindi vi siete visti anche di persona? Sì. E allora cos'è successo tra te e tua sorella? Il fatto è che abbiamo litigato. Abbiamo caratteri troppo diversi. Beh, è normale litigare tra sorelle, no? Vedrai che farete pace. Questa volta non sarà così facile, dato che io ho esagerato. Ma che è successo? T'ha picchiato? Mi ha dato uno schiaffo, ma non posso biasimarlo. Avrei reagito allo stesso modo. No, è questa la differenza tra voi due. Tu non l'avresti mai fatto. Senza te non saprei cosa fare. Beh, forse è meglio che adesso tu vada. Dovresti stare con tua sorella, non con me. E poi? Lei è tornata a casa? Beh, lei è uscita da casa mia, poi... non so dove sia andata. Eri già ubriaca quando l'hai picchiata? Perché dovrei picchiare mia sorella? Io non t'ho chiesto questo. L'hai picchiata, sì o no? Non lo so, può darsi. Ho bevuto e da quel momento in poi è tutto confuso. Stai andando da lui, vero? Cassandra, che cosa ci fai qui?
Sapevo saresti venuta qui. Sei completamente... ubriaca? È per colpa tua. Cassandra, ti porto a casa. No, tu non mi porti da nessuna parte. Va bene, allora torna a casa da sola. Saranno problemi tuoi quando i nostri genitori ti vedranno in queste condizioni. Quali genitori? Ma non ero quella adottata io? Allora è sempre importato di te. Prima ero troppo arrabbiata e non pensavo quello che ho detto. Io... No, zitta! Ora parlo io. Intendevi proprio quello che hai detto. Tu mi vedi solo come un peso e nient'altro. Questo è quello che pensi tu, ma non è così. Ah, non è così? Non saprei cosa fare senza di te. No, no, scusa, è il momento non adatto. È un periodo un po' difficile e una relazione è l'ultima cosa a cui penso. No, no. Avrei dovuto capirlo che... con uno come me non avrebbe potuto funzionare. Ma che stai dicendo? Il problema non sei tu. Non fare così, per me saresti perfetto, però... Però cosa? Io ho capito come sei, sei come tutte le altre. Ti interessa soltanto l'aspetto esteriore e nient'altro. Sai benissimo che non sono così. E allora com'è? È tutto così superficiale. Sono mesi che tassello dopo l'altro, un messaggio dopo l'altro, lavoro sulla nostra intesa. Abbiamo raggiunto un livello di complicità che non ha nessuno. Ma forse sono io che sono arrivato in profondità. Tu mi hai usato. Tu mi hai usato per illuderti di essere chi in realtà non sei. Adesso sta a te la scelta. Ora non posso scegliere. E penso sia arrivato il momento di andare. No, tu adesso non te ne vai. Veramente, Davide, penso sia meglio così. No, no. Aspetta, aspetta, non te ne andare, ok? Mi dispiace. Cancella tutto. Davide, stai tranquillo. È tutto ok. Ci sentiamo domani. No, non è ok. Tu adesso non te ne vai. Sam, tutto ok? Stai bene? Davide, ma che... cosa sta succedendo? Io con te dovevo poter essere me stesso. Invece tu... Davide, per favore. Sam... ma non posso liberarti, capisci? Davide, ti prego. Non doveva andare così. Tu dovevi amarmi. Non fare così. Mi spaventi. Tu hai paura di me? Sai, Sam? Ogni giorno mi sembra di essere inseguito. Poi quando mi giro, non vedo mai nessuno. In quel momento capisco che sono io a inseguire me stesso. Ho una paura tremenda. Sono solo. Sempre rifiutato. E ci convivo ogni giorno! E pensavo che con te tutto questo potesse far parte del passato. E invece... io... Zitta, zitta! Zitta! Sto facendo tutto così confuso. Il problema. Che cos'è il problema? Qualcosa di irreale, di non materiale, che gli uomini si pongono senza risolverli fino in fondo.
sono problemi grandi, che per qualcuno sembrano piccoli. E problemi piccoli, che per qualcuno sembrano grandi. È una questione di punti di vista. Da una parte ci sei tu, che col rifiuto di tua sorella sei riuscito a portare un equilibrio nella mia mente. E dall'altra la realtà, dove tutti mi hanno sempre respinto, sempre rifiutato, perché sanno chi sono veramente. Chi sono veramente? Sam? Tu sai chi sono veramente. Oh, ma io lo so qual è il problema. Nessuno è se stesso. Tutti indossano una maschera. Compresa tu, che non hai esitato a giudicare tua sorella e i suoi modi di fare. Fai tanto la comprensiva, che cerca qualcosa di speciale, ma ti sei comportata come tutti gli altri. E quando hai visto come sono veramente, ti sei tirata indietro. Io con te non avevo più paura. Non mi sentivo più inseguito. La notte riuscivo a dormire tranquillo. Ed essere tranquillo durante il giorno. E invece no. Non doveva finire così. Non posso permetterti di andare lontano, magari tra le braccia di qualcun altro, perché tu rappresenti la possibilità di salvezza per me. Non posso lasciarti andare, non ora che sono così vicino alla pace.